Ciao a tutti, sono Matteo da Cambiago per il nostro consueto appuntamento. Oggi ho pensato, come avete potuto vedere, Jessica ci ha inquadrato questa locandina, di fare qualcosa di diverso, ovvero in occasione di magazzini aperti il 4 e 5 maggio qui a Cambiago, via Castellazzo 8, farvi una panoramica del nostro negozio e magazzino, così da capire cosa sono effettivamente questi magazzini aperti. Presenteremo comunque tre novità con tre super ospiti, persone che lavorano con noi, che si sono prestate. Così conoscerete anche altre persone che lavorano in cooperativa. Farei così, facciamo proprio un tour guidato di tutta la parte di negozio e poi di magazzino. Nel frattempo troviamo appunto queste persone che ci presenteranno qualche novità. Ecco, questo è l'ingresso dove siamo ora, l'ingresso del negozio, quindi arrivate, entrate direttamente qui e abbiamo questa esposizione di antiquariato, alto antiquariato, design e arte, in questi, diciamo, li chiamiamo teatrini, dove viene fatta un'esposizione di questi prodotti che poi troverete appunto nel magazzino. È la parte appunto visibile sempre quando il negozio è aperto, questa qua. Poi ovviamente una volta arrivati qui, se vedete qualcosa di interessante, volete avere qualche altra info su questi prodotti oppure vedere tutta la parte di magazzino, lo potete fare chiedendo ai venditori. La cosa bella di questo magazzino aperto è che potete comunque accedere già tranquillamente voi al magazzino e poi chiaramente per ogni info ci sono i nostri venditori, i nostri bravissimi venditori. La parte invece dietro di noi è la libreria, dove adesso Letizia sta allestendo. Eccola che non vuole farsi inquadrare, sempre aperta al pubblico. E proseguendo, chiaramente ci sono tutti i lavori in corso, quindi troverete allestimento, disallestimento per prodotti venduti, gente che passa, e purtroppo siamo chiusi, quindi è un momento di lavori, sempre questi teatrini in allestimento, ecco qua. Questa bellissima vetrina dove mettiamo l'oggettistica, quindi bronzi, ceramiche, vetri, servizi di piatti, e una parte, facciamo vedere di qua Jessica, che è la parte del mercatino dell'usato, che troverete qui su tavoli, vetrine, alcuni piccoli quadretti. Ecco qua. Velocemente quella parte, non entriamo nello specifico, la parte dedicata alla galleria, quindi prodotti di alto antiquariato, design e sempre dipinti di valore. E la cosa, qui ci sono alcuni uffici, la cosa bella appunto del magazzino aperti è che solitamente questa è la fine del negozio e quindi qui trovate tendenzialmente chiusa la catenella. Invece sabato e domenica, vi ricordo 10-19 orario continuato, potete proseguire senza problemi, quindi liberamente, nel magazzino. Magazzino che è diviso in scompartimenti, quindi ogni tipologia di prodotti vengono appunto ubicati, partendo appunto da qua, dall'illuminazione. Quindi se troverete magari un lampadario nel negozio, può interessarvi vedere qualcosa di analogo, qualcosa di più bello, qualcosa di con qualche piccola differenza, qui trovate un po' di tutto. Sono tutti prodotti che trovate sul sito, quasi tutti, mi correggo, perché il prodotto che trovate sul sito, già codificato con la sua descrizione e il suo prezzo, sul sito troverete anche eventualmente il costo della spedizione già incluso. La cosa bella di venire qui direttamente a Cambiago è che trovate tantissimi prodotti, quelli che qui sono con le schede, che sono appena arrivati, quindi sono ancora da descrivere e da apprezzare. Ce ne sono un bel po' perché c'è tanto ricircolo, ma già acquistabili, quindi prodotti che online non si vedono ancora, venendo qua a Cambiago li potete trovare. Vabbè, facciamo velocemente vedere questa parte appunto dell'illuminazione. Quest'altra area è per l'oggettistica, e quindi tutta oggettistica di ogni tipo, come potete vedere. Ecco qua, idem per queste vetrine chiuse. Ecco qua, e sempre anche altra oggettistica da questa parte, un pochino più grande, quindi non inseribile appunto nelle vetrine. Ciao. Ecco qua. Poi Jessica mi segue, saliamo sul soppalco.
Questa parte è dedicata ai tavoli e ai tavolini di modernariato, quindi guardate che bella selezione di ogni tipo. Qui diamo una sbirciatina al nostro laboratorio di restauro. Come vi dicevo, abbiamo un laboratorio di restauro che può tranquillamente, possiamo tranquillamente farvi preventivi per ogni tipo di lavorazione, sia per prodotti modernariato, antiquariato, arte, illuminazione, rendere funzionanti i lampadari, sostituire qualsiasi pezzo magari usurato con i nostri esperti. E i preventivi possono essere fatti direttamente in negozio, quindi chiedete a un venditore, abbiamo sempre un restauratore disponibile che può fornirvi preventivo in tempo reale, diciamo. Ancora tavoli, mentre qui è la parte sempre dedicata al design degli imbottiti, quindi di divani e poltrone. Facciamo una veloce carrellata per farvi vedere cosa c'è. Vi ricordo che qualcosa è già stato rimbottito, ritappezzato, qualcosa invece si può eventualmente quotare, ad esempio mi vengono in mente queste due poltrone, potete vedere un pochino segnate dal tempo, da qualche animale probabilmente, possiamo quotarvi un rifacimento, quindi un bellissimo, diciamo, una bellissima forma, un bellissimo design, ovviamente tessuto probabilmente originale del periodo, un pochino vissuto, ve la rimettiamo a nuovo con il colore che vi piace di più. Questa parte invece è dedicata ai tappeti, quindi qua tutta la parte dei tappeti che eventualmente poi abbiamo appunto definito questo spazio per poterli aprire e vedere se sono a posto da lavare, se c'è qualche ritocco da fare, qualche rammendo, si dirà così. Scendiamo, così proseguiamo, perché sono 4.000 metri quadrati, quindi dobbiamo proseguire senza fermarci troppo. Magari, ecco, inquadriamolo da qua. Qui c'è la parte dedicata a una parte dei mobili di design anni 60, quindi cassettiere, comò, vetrine, mobili bar degli anni 50-60 tendenzialmente. Siamo tornati perché questa mattina Gabriele era impegnato e quindi non ci ha potuto seguire nel nostro tour. Forse vi ricorderete di lui, faceva qualche diretta Instagram in cui presentavamo dei nuovi prodotti. Adesso è impegnato nell'acquisto degli arredi di design. Lo raggiungiamo perché ci sta aspettando con una bellissima novità. Come diceva il brillante Matteo, sì, mi occupo di modernariato e design e sono Gabriele. Oggi vi presento questa bellissima poltrona appena arrivata che per l'occasione scopriamo. È una poltrona degli anni 70, le forme sono molto sinuose. La seduta si presenta con uno schienale non troppo alto, braccioli e base in metallo cromato. Come vedete, il tessuto è nuovo di fiamma, abbiamo scelto un velluto a coste giallo proprio perché ci sembrava che sia il colore sia la tipologia del tessuto si sposasse bene con questa forma. Vi garantiamo che è molto comoda, anzi se volete la provo per voi, anche se non volete, vi garantisco che è davvero molto comoda proprio perché l'imbottitura è nuova, rimane molto sostenuta, grazie ai braccioli ci si può oltretutto rilassare. Anche se lo schienale, come dicevamo, non è molto alto, la seduta rimane davvero davvero piacevole. La trovate già pubblicata sul nostro sito con prezzo, tutte le foto, dettagli, misure, eccetera eccetera, nella sezione modernariato oppure nella sezione poltrone negli ultimi arrivi. Qui è la parte dedicata appunto a tutta la parte dell'arte, quindi dei dipinti, e divisa tutta in griglie e abbiamo casualmente il nostro Simone. Simone, possiamo disturbarti? La televisione. È la televisione, sì. Del tutto casualmente abbiamo il nostro ospite, diciamo, di oggi, a cui chiediamo magari di farci vedere qualcosa. Altrettanto casualmente? Sì. Stavo guardando questo trittico di formelle in bronzo dorato che abbiamo già proposto, però lo trovo particolarmente interessante. È un multiplo, credo con una tiratura non particolarmente eccessiva, sono 150 esemplari,
e il nostro è il 25 di Francesco Messina, lo vedi? Vieni anche tu. Sì, vengo a vederlo anche io, no? Ci sono tre figure, sono tre bassorilievi ovviamente, sì. C'è una coppia, una, tra l'altro noi abbiamo anche il certificato di autenticità. Lo prendo io. Prendilo tu, sì, grazie, fammi da valletto. Sì, faccio da... Lo vedi? Valletta. Eccola qua. Certificato di autenticità della fine degli anni Ottanta, il trittico appunto, la fortuna, questa sulla destra, la coppia e la lotta di Stalloni. Tu sai chi è Francesco Messina? Poco. Okay. Francesco Messina è uno dei più importanti scultori del Novecento italiano, catanese, nasce proprio nel 1900. E questi ovviamente sono assolutamente simbolici. Questi sono dei... Sembrano dei cavalli. Sono dei cavalli. Cavalli. Ma questo in particolar modo ti ricorda nulla? Mi ricorda qualcosa tipo il cavallo della Rai? Bravo. Può essere? Esattamente. Sì. Lui è lo scultore del famoso cavallo Morente, cosiddetto Morente, che sta fuori Viale Mazzini a Roma, sede centrale. E quindi anche per questo motivo l'oggetto è sicuramente affascinante. Poi al di là della paternità importante che noi garantiamo e della bellezza esecutiva dell'oggetto, la tiratura non è elevata, quindi ha un valore anche commerciale diverso. Acquista valore. Ma secondo me c'è qualcosa di più, insomma, l'idea che questo soggetto sia diventato il simbolo nella metà degli anni 60 di un'istituzione così importante come la RAI, ma pare che in realtà non sia stato pensato per quello. E quindi in un momento di dibattito sociale, culturale, dove l'identità sembra la cosa più importante, quindi l'appartenenza, che a mio modo di vedere ha degli aspetti anche molto divisivi, pensare che il simbolo di una mamma RAI così importante per la storia dell'Italia non nasca in realtà, non sia concepita come un oggetto italiano, ma probabilmente l'autore la fa risalire a un suo progetto molto più grande, dedicato a Simón Bolívar, quindi liberatore del Latino America dal dominio spagnolo, ma che poi per motivi di soldi non venne mai realizzato. L'allora direttore della RAI decise di prendere uno di quei quattro cavalli e di farlo diventare il simbolo di una cosa che più italiana di quella non si può. Come sempre, l'arte quando è vera e bella aiuta ad aprire la mente, no? Ha questa capacità di insegnare, lo ha fatto nel passato e fortunatamente continua a farlo nel presente e lo farà nel futuro. Puoi continuare, io ho da fare. Ah, scusami, no, allora andiamo. Grazie Simone. Grazie. Eccoci qua. Passiamo a un altro capannone, dopo questo, secondo me, interessantissima parte con Simone, che tra l'altro troverete appunto in negozio, se venite a trovarci, quindi potrà raccontarvi altro, comunque è sempre molto disponibile per aiutarvi nella selezione, nella ricerca anche di qualche articolo, qualche dipinto, tutto quanto, è molto, molto esperto Simone. Qui è la zona degli imbottiti, invece di antiquariato, quindi abbiamo poltrone, divani, sedute, tutte di antiquariato, come potete vedere, in tutta questa corsia. Adesso faccio passare Jessica, poi l'aspetto di qua, facciamo vedere un po' velocemente tutto. Questo capannone è completamente dedicato all'antiquariato e quindi troverete tutte queste corsie dove abbiamo cassettoni, comori, balte, vetrine, tutto di antiquariato, quindi guardate quanta scelta c'è e come vi dicevo appunto tante cose pubblicate, tante cose come ad esempio questo comò non ancora sul sito, quindi lo potete vedere solo venendo a Cambiago. Tutta questa parte appunto è dedicata, come vi dicevo, all'antiquariato. L'area selected e questo corridoio ci porta nella sezione degli specchi e cornici, quindi diciamo, tutta questa zona è dedicata a specchi, specchiere, principalmente di antiquariato, ma c'è anche qualcosa anni 60. Ecco qua. Eccoci, dopo aver visto la parte degli specchi proseguiamo ancora nel capannone dell'antiquariato e qui abbiamo ancora qualche specchiera, qualche cornice.
E stiamo andando nella sezione Selected che abbiamo visto in una delle precedenti puntate, dove troviamo la terza, non ultima per importanza, persona che vi presentiamo oggi. Ci sta già aspettando probabilmente. Buongiorno a tutti, io sono Valentina, sono in cooperativa dal settembre del 2019 e lavoro in ufficio antiquariato. Mi occupo della descrizione dei pezzi di antiquariato e dello studio e della ricerca di quegli articoli che necessitano di un maggior approfondimento. Oggi volevo presentarvi, come diceva Matteo, della nostra area Selected, questa console, che è un pezzo che mi piace molto perché è molto scenografico, ma è anche un pezzo importante dal punto di vista stilistico e storico. Si tratta di una console, quindi di un tavolo parietale, di produzione fiorentina del XIX secolo. Siamo tra il 1860 e il 1870 ed è un esempio neobarocco. Infatti, come vedete, riprende delle caratteristiche stilistiche tipiche del barocco toscano del 600 e di inizio 700, ma in realtà siamo già nell'800. Infatti ci sono le volute, così come queste figure femminili, i motivi fogliacei che, come dicevamo, riprendono il barocco, ma già dal punto di vista dell'intaglio siamo in un'epoca più avanzata, appunto nell'Ottocento. Si tratta di un pezzo di arredo molto importante, scenografico, anche grazie alla doratura e alla rifinitura con questo importante piano in marmo ad incasso, ed è considerevole anche per le dimensioni. Come vedete, infatti, sono molto abbondanti e questo ci consente anche di identificare la collocazione originaria di un arredo come questo, ossia all'interno di un palazzo, di un locale molto ampio che poteva accogliere questa tipologia di tavoli. Allora, passiamo da questa scorciatoia perché è il momento pausa caffè, quindi ci sarebbe un po' di casino. Qualche cassaforte anche, perché comunque c'è qualche oggetto che magari non sono così frequenti ma molto particolari. Quindi queste casseforti, i letti che sono smontati, ma chiaramente sul sito li abbiamo fotografati montati per darvi appunto un'idea di come saranno, come sono già montati. E questo invece, questa parte di capannone è ancora una parte di modernariato anni 50-60 principalmente, con qualsiasi tipo di oggetto, da librerie, armadi, comò, carrelli di servizio, comodini, scrivanie, tavoli, cioè veramente un po' tutto quello che riguarda l'arredo d'interno degli anni 50-60 tendenzialmente. Poi sforiamo ogni tanto sugli anni 30-40, quindi un pochino più déco, fino ad arrivare agli anni magari 70-80 con qualche designer di quel periodo. Questa parte, poi abbiamo fatto il giro sul retro, quindi ritorniamo davanti. Questo è l'ultimo capannone visibile, appunto tavoli sempre di modernariato, tavoli invece di antiquariato, un po' di grandi dimensioni. Poi adesso, tornando nell'altro capannone, vi farò vedere poi anche l'ultima parte. Questa parte è dedicata sempre all'arredo di antiquariato di grandi dimensioni, quindi armadi, vetrine, credenze con alzata sempre di antiquariato. Ritornando di qua ci ricongiungiamo. Sono vecchio. Vi facciamo vedere, magari non so se salire, vabbè, facciamo vedere anche da qua. C'è tutta la parte delle sedute di antiquariato, che sono tutto il suo palco sopra, di tavolini sempre di antiquariato. Eccoli qua, e anche qui sotto c'è un'altra selezione sempre di tavolini, casse panche, scrivanie, piccole scrivanie, scrittoi di antiquariato. Cosa manca? Torniamo magari di qua, così intanto percorriamo le nostre corsie, vedete qualche oggetto, qualche arredo. Dove
questa, giusto per darvi una panoramica proprio totale della cooperativa, questa è la parte in cui vengono messi i prodotti una volta fotografati, quindi appena fotografati vengono posizionati qua e poi divisi, come avete visto, per tipologia, quindi che sia una lampada, un divano, un cassettone, viene messo con i suoi fratelli e sorelle. E niente, cosa dire, vi aspettiamo sabato e domenica, quindi sabato e domenica 10-19 via Castellazzo 8 Cambiago, magazzini aperti, un evento assolutamente da non perdere. Vi ricordo comunque i miei contatti, che sono 351-690-4263 o assistenzaclienti@dimaniumano.it. Se avete visto qualcosa nel tour che vi può interessare, potete chiamarmi o contattarmi per eventualmente procedere con l'acquisto o avere altre informazioni. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e mettere un like se vi è piaciuto questo video, e niente, ci vediamo questo weekend. Ci siamo dimenticati una cosa importantissima: fino al 12 maggio sul nostro sito c'è la promo illuminazione, tantissimi prodotti al 50% e al 30%. Un esempio, questa lanterna in stile Liberty, adesso a 400 euro dai suoi 800 euro di listino. Un'occasione, secondo me, da non perdere.